Signori, bentornati carissimi nel canale dello Zio Marot con un nuovissimo appuntamento con Arrogan. Oggi andremo a vedere perché Arrogan è un gioco speciale. Ma prima di parlare dello specifico, della feature più importante di questo card game, vi ricordo che Arrogan è un gioco sviluppato interamente da un team di sviluppo italiano, quindi assolutamente da supportare. Possiamo supportarlo con il link che vi lascerò in descrizione nel video, dove potete comprare supporter pack alla modica cifra di un dollaro. Quindi voi, donando un dollaro, avete la possibilità di droppare la chiave, chiave che ha un valore reale di 30 di 30 euro, perché il gioco, quando uscirà, dovrebbe essere questo, in cerca netto gli sviluppatori il costo finale, quando il gioco uscirà a giugno costerà 30 euro comprarlo. Poi il gioco lo potete giocare tranquillamente da free to play, potete farmare come meglio credete, come tutti gli altri giochi di carte, oppure spendere soldi o risorse per gli abbellimenti. Quindi potete e droppare la chiave nel momento in cui donate un dollaro per comprare il supporter pack. Supporter pack che vi darà accesso a delle risorse nel momento in cui il gioco uscirà. E appunto, quindi, se riuscite a droppare la chiave potreste essere estratti. Un altro modo per droppare la chiave è seguire le live. Noi adesso siamo live anche su Twitch, mentre che facciamo il video YouTube. Quindi a breve ci sarà una raffle, quindi una sorta di estrazione tra tutti i partecipanti in chat, che scriveranno punto esclamativo join. Voglio anche lo spam di punto esclamativo join su YouTube, anche se magari i nipotini di YouTube non sanno, non hanno mai assistito a una raffle. Però fatelo anche voi, voglio vedere uno spam di punto esclamativo join. Chi sarà il fortunato? Questa sera le regaleremo due chiavi, la prossima live regaleremo altre due chiavi. E quindi, insomma, non perdete l'opportunità, però di base supportate il gioco donando il dollaro, che veramente è una cifra simbolica, ma in realtà è un modo per supportare il gioco. Ma adesso andiamo a vedere la parte principale di questo gioco, perché questo gioco è speciale. Oltre ad essere un gioco molto skillato, se vi siete visti i video che ho fatto già uscire, andateveli a recuperare. Si possono creare carte, quindi le carte vengono create e finiscono in un pool condiviso tra tutti i giocatori, ok? Quindi praticamente noi creiamo la nostra carta, però l'editor è fatto bene. Inoltre ci sono modi per creare nuove parole chiave, quindi le parole chiave che adesso andremo a selezionare, quindi non è che ci possiamo inventare completamente la carta da zero, ma dobbiamo seguire, proprio per un discorso di bilanciamento, dobbiamo seguire delle regole. E vi posso anticipare che c'è il seasonal, il torneo competitivo che c'è alla fine di ogni mese, alla fine di ogni stagione di questo gioco, che vi permette di creare carte nuove, tra cui le leggende e le divinità, e anche le keyword da mettere poi nelle carte nuove. Quindi praticamente i giocatori hanno un potere incredibile in questo gioco, e potete andare a stravolgere il meta e il gioco praticamente ogni mese. Ma andiamo a vedere come funziona. Innanzitutto possiamo dire che ci sono due tipologie di carte su Arrogan: i seguaci, che sono i minion, eccoli qua, e gli incantesimi, che sono le spell, ok? Le fazioni sono 8, di cui l'ultima, se non mi ricordo male, è neutrale. Comunque Luminia, fazione di guerrieri e maghi della luce, coraggiosi e leali, specializzati nel combattimento e negli incantesimi di supporto. Nocturnia, fazione di non morti e spiriti maligni assetati di energia vitale, specializzati nell'uso del cimitero. Onuxi, fazione di criminali e reietti della società, disposti a tutto, specializzati nelle imboscate e negli attacchi a sorpresa. Firvat, che l'abbiamo visto nel primo gameplay, il mazzo base Firvat, fazione di semi-umani dall'aspetto animale, guidati dall'istinto, specializzati in tattiche di gruppo e combattimenti feroci. Poi c'è Mantes, che sono la fazione di pirati, rischia tutto, sempre alla ricerca di qualche tesoro, che punta molto sulla fortuna e i danni da effetto, che sarebbero i danni da magie. Krait, fazione di cyborg e scienziati dediti alla ricerca, dotati di tecnologia nell'avanguardia, che convertono il mana in potenziale distruttivo e resistenza eccezionale. Dopodiché c'è la mia fazione, che è Nivion, fazione di guerrieri e maghi temprati dal freddo dell'inverno, specializzati nel combattimento all'ultimo sangue e negli incantesimi ostacolanti. E poi, se non sbaglio, questa è la fazione neutrale, sono le carte neutrali, i non allineati. Chiunque non appartenga ad una delle altre fazioni possono accedere a una gran quantità di effetti e parole chiave, ma non hanno divinità che li supporti. Perché la particolarità, signori, di questo gioco, perché essere di fazione è importante? Perché i leader hanno la passiva che scomba quando giocate le carte di quella fazione. Quindi nel momento in cui create un non allineato, non vi scomberà con il vostro, con la vostra divinità, e appunto sarà meno forte
per questa sinergia e quindi però avrà accesso a più forza all'interno della creazione della carta. Andiamo a vedere come funziona. Qua ci sono tante clic, quindi ci sono le parole chiave a destra. E questo penso che sia il costo. Fatemi vedere il costo in mana. Vedete come aumenta? Qui c'è proprio la curvetta, si vede. Quindi aumenta di 4 il costo in mano. Forse non so se 4 è percentuale o. Questo sarebbe da capire. Comunque il costo aumenta. Tra parentesi c'è scritto 4, sopraffare 2, quindi comunque sarà un aumento inferiore. Furtivo 4, codardo meno 10. Se sono sul terreno all'inizio della fase finale, rimettimi nel deck e pesca 1. Ok, torna nel mazzo e peschiamo 1. E gli abbassa il costo della carta. Quindi ci sono anche effetti che abbassano il costo. Perseveranza 4. Ok. Vabbè, e poi ci sono delle parole chiave che adesso qua non mi fa selezionare. Non so perché. Forse perché. Ah, perché sono incantesimi. Quindi non possono essere né effimeri, né rubavita, né lunatici. Scendiamo sotto, comunque vedete che ci sono tantissime parole chiave, tra cui ubriaco. Non infliggo danni quando combatto. Dopo il prossimo combattimento, se sono ancora viva, sostituisci questa peculiarità con astemio. No, vabbè, questa cosa è fantastica. Quindi da ubriaco passa ad astemio. Incredibile, se non combatti. Rottissima. Frantumatore, se danneggio un'unità ed essa sopravvive, applica le fragile, anche se il danno viene azzerato. Ok, vabbè, insomma, ci sono delle parole chiave che possiamo mettere. Poi ci sono gli inneschi, cioè il modo in cui le carte si attivano. Per esempio, innesco Berserker dice che i miei effetti si attivano quando vengo danneggiata da un'altra carta e sopravvivo, anche se il danno viene azzerato, massimo una volta per turno. Coraggioso, i miei effetti si attivano quando divento l'unico alleato che controlli. Questo mi piace, questo è bello, bello cazzuto, bello, bello incazzato. Allora, chat, io direi. Facciamo sicuramente un seguace. Facciamo un seguace. Che dite? Facciamo un seguace effetti. Di che fazione io farei la fazione Niveon? Fazione Niveon, ragazzi. Fazione Niveon, assolutamente. Possiamo fare un effetto di pesca carte, che non si vede, ma. Un effetto di crasi quasi casuale. Un effetto di fermo incantesimo effetto. Quindi non si può usare questo su un'unità. Crea carte speciali nella mano. Ah, qua c'è scritto 2 per Krayt. Questa cosa bisogna, vorrei capirla. I costi, forse è l'aumento del costo, quel 22. Però dice il 2 per. Pesca carte fa un aumento di mana. Scegli e pesca carta di una fazione. Ok. Crea incantesimo casuale. Allora, vediamo subito come funziona. Quindi andiamo per esempio a vedere il mana. Potere 0, salute 4, positività, effetti neutrale. Una carta non può costare meno di 10 mana, quindi stai sprecando 6 mana. Ok, al momento quindi la carta costerebbe di meno di 10, cioè perché è una 0-1 che non fa niente. Ok, il potere è l'attacco della carta e la salute ovviamente è la vita, che deve essere azzerata per morire. Io farei una carta che col danno danneggia divinità nemica, danneggia nemici. Questa forse si sceglie dopo. Potenziamento. Quindi si può scegliere il danno, la statistica del potenziamento. Cioè, vedete che l'editor, ragazzi, l'editor c'è da giostrarci. Depotenziamento, riduci potere. Ok. Vabbè, cerchiamo di fare una cosa un po' più basic, no? Quindi andiamo su pesca carte. Qua mi fa scegliere quante carte fa pescare. Ah, pesca 5, eh. Pesca 5 mi sembra un po' troppo sgrava. Vediamo quanto aumenta il. Ah, il costo va. Pesca 5, il costo va a 183. E ovviamente il costo massimo è 100. Quindi direi che pesca 5. Ok, pesca 1. Andiamo a 12. Ok, pesca 1. Magari potremmo fare anche un. Potremmo fare una carta che tipo pesca 2 quando distrugge un'unità nemica in battaglia, per esempio. Potremmo fare una cosa del genere. Tanto le unità in questo gioco attaccano subito. Potrebbe essere una cosa figa. Proviamo a pescare due. Vediamo se riusciamo a fare una carta che pesca due. Ok. Io direi di fare. Non mi ricordo come si chiama però. Perseveranza. Quando attacca un nemico ed entrambi sopravviviamo, colpisci di nuovo senza subire danni, no? Codardo, se sono sul terreno all'inizio della fase finale, rimettimi nel deck e pesca uno, no? Attacco rapido.
Sabotaggio, meno uno potere a chi duella con me, rallentato. Io vorrei dargli l'innesco che i miei effetti si attivano quando dichiaro un attacco. No, io voglio fare quello che è quando uccido un nemico. Mi sa che è predatore. I miei effetti si attivano quando uccido un nemico in battaglia e sopravvivo. Ok, quindi voglio mettere predatore. Quindi peschiamo due quando uccidiamo un nemico in battaglia. Voglio aumentare le stat. Quindi farlo essere una 3, una 3-3. Vediamo che 3-3 quanto diventa. Una 47. Quindi 47, siamo una 3-3 che attacca, distrugge pezzo, peschiamo 2. Il top sarebbe metterli. Oppure potremmo fare una roba tipo 4-1. Una 4-2. Potremmo fare una 4-2. Però pescare e costare così tanto non è il massimo. Potremmo fare sia predatore che attacco rapido. Divin colpo che fai? I miei effetti si attivano quando colpisco la divinità con un attacco diretto e sopravvivo. Ah, potremmo mettere sia divin colpo che. Quindi se metto sia divin colpo che predatore, quindi noi peschiamo due sempre. Però devo sopravvivere. Quindi se devo sopravvivere, devo aumentare un po' la salute della mia carta. Certo, 71 inizia a essere pesante. Possiamo provare a farla essere una 4-4. Vediamo quanto aumenta il costo. Potrebbe essere una carta buona da control. Che dite, ragazzi? Nel frattempo, ragazzi, io manderei in chat. Questa la facciamo in live. La raffle. Punto esclamativo. S raffle. 100 secondi di tempo. Vediamo chi sarà. Andate col punto esclamativo John, chi sarà il fortunato a droppare la chiave nel frattempo che noi continuiamo la creazione della nostra carta che chiameremo. Come lo chiamiamo? Dobbiamo mettere. Vabbè, io in realtà la carta vi faccio vedere solo come si fa, però poi non. La chiameremo Marut God. Anzi, Marut Lurker. Marut God. Marut God 24. Poi ovviamente la carta non. Vabbè, lo chiameremo Marut God, quindi una 4-4, questo 79. Chiamala Dolsimir. Vai, la chiamo Dolsimir. Mi hai convinto, Sven. No, però poi devo mettere. Allora, trovami una foto di Dolsimir, Sven. Mandamela su. Trovami una foto di Dolsimir. Mandamela su Telegram e la carico dopo. Mi raccomando. Hai questo compito. Nel frattempo, 50 secondi e scopriremo chi è il vincitore della chiave. Breve. Allora, lo chiameremo Tolsimir. Quindi praticamente è una 4-4 a costo 79. Però che attacca subito. E se distrugge una carta o fa danno diretto in faccia all'avversario, peschiamo due. Questa è una figata. Potrei abbassare il costo della carta come? Potenza alleato. No, potenza alleato no. Potenza aleato casuale, potenza potere di un alleato. Potrei tipo sacrificare punti vita quando entro. Potenza tutti gli alleati in mano, potenza potere di un alleato. Il vincitore del giveaway è Fabrix 10. Grande Fabrix. Ti divertirai. Dopo appena finisco il video ti mando la chiave. Nel frattempo aspetto Sven. Allora, sacrifico punti, ecco qua. Sacrifichiamo. Allora, se sacrifichiamo tipo 4 punti vita, di quanto si abbassa il costo? Vediamo un po'. Capito? 57. Sacrifichiamo 4 punti vita, lo mettiamo in gioco. E questo è figo. E questo ci piace. 4-4. Tradda, ci pesca 2. Lo potremmo scombare, per esempio, con Mia. Come non la trovi, Sven? Tutto sto casino, vabbè, dai. Ok, applica parola chiave negativa a tutti gli alleati, rimescola carte dalla tua mano nel mazzo, richiama alleati, scarta carte a caso, scarta carte di una fazione. Cura, effetti di cura. Non so se forse gli effetti di. Alcuni effetti che hanno dei colori. Evoca seguace. Evoca una trappola di ghiaccio. Ah, forse in base a. Quindi possiamo fare anche evocazioni di seguaci. Fa evocare seguaci all'avversario.
Distruggi i nemici. Spettacolo. Richiama nemici, distruggi i seguaci nemici. Distruggi tutti i seguaci nemici. Vabbè, questo sarebbe un po' troppo. Allora, potremmo fare una carta che quando infligge danni faccia all'avversario pesca 2 invece di mettere. Cioè, togliamo predatore. E facciamo distruggere tutti i seguaci nemici. Vabbè, la carta penso. Vabbè. Rimettiamo predatore. Quindi abbiamo gioca, predatore, divincolpo. Parola chiave, applica parola chiave a un'unità seguace, rimuovi parola chiave da un'unità, applica parola chiave agli altri alleati, applica parola chiave a tutti i nemici, applica parola chiave positiva a tutti i nemici, evoca un'unità dal tuo cimitero, recupera alleati dal cimitero. Queste secondo me si possono prendere forse con una sua specifica di fazione, alcune keyword. Potrebbe essere così, perché vedete che il colore che c'hanno sembra quasi il colore delle fazioni. Tipo queste di removal, però non lo so, perché alcune me le fa prendere, alcune no. Beh, tipo la cura non me la fa prendere. Forse perché ho gioca. Questi sono gli effetti non categorizzati. Forse, ah, perché ho gioca, forse devo togliere gioca. Puoi utilizzare solo effetti di sacrificio il cui grado è uguale o superiore ad almeno uno degli inneschi. Puoi utilizzare solo effetti di sacrificio il cui grado è uguale o superiore ad almeno uno degli inneschi. Quindi devo sacrificare di meno, mi sta dicendo. Non ho capito. Non me lo fa creare. Quindi devo far sacrificare tipo 2. No, non è questo. Ritorniamo a sacrificare 4. Al momento è in closed. E ci possiamo giocare solo noi possessori della chiave. E la particolarità è che con la chiave Fabrix hai anche il gioco completo. Quindi quando uscirà a giugno tu ti ritroverai già, ti ritrovi il gioco adesso. L'editor delle carte è veramente complesso. Questo va studiato molto bene. Oggi facciamo un primo video insieme a voi, insieme alla chat. Quindi diciamo che questo è in primo acchito. Voglio caricare la foto però. Possiamo far generare dall'IA. Aspetta, facciamo una cosa. Facciamo generare dall'IA. Un drago che mangia una pizza. Un lupo che. Un lupo guerriero, divinità, genera, guida in genera. Ok, quindi forse io ho chiesto qualcosa di troppo particolare. Un lupo guerriero. Proviamo a scrivere solo lupo guerriero. Forse devo scriverlo in inglese. Lupo. Forse posso scrivere solo lupo. Vediamo. Ok, dobbiamo fare un po' di tentativi per capire come l'intelligenza artificiale funzioni. Un drago che mangia una pizza. Ah, forse. Questo me lo dovrebbe prendere. No. Non lo so. Questa è una parte da studiare. Ora vi ripeto, questa. Buonasera, Meren. Questa è la parte che oggi lo stiamo provando per la prima volta, quindi in live e anche con voi su YouTube. Cercherò di capire come funziona, però sicuramente posso caricare. Sicuramente posso caricare dal PC. Andiamo a caricare la foto di Marut. Oppure la foto di Benito. Prova in inglese. Forse in inglese, sì. L'immagine che voglio caricare è troppo piccola, deve essere grande almeno 2,56, quindi 2,56x2,56 almeno. Ok. Quindi andiamo su Marut, sicuro me lo caricavo l'altra volta. Fa vedere se mi carica il poster di Magneto. Immagine stata non è quadrata. Ok, quindi c'è una richiesta precisa. Quindi se per andare a fare l'artwork, cioè dobbiamo crearla in un certo modo, con certi canoni. L'altra volta però sono sicuro che il Marut lo sono riuscito a caricare. Marut di Tinder. Non me l'ha fatto caricare. Forse poi la fece caricare. Vabbè, dobbiamo mettere una prova in inglese. Dragon. Non credo perché il gioco è in italiano.
Non so, vedremo. Questa è una cosa che poi scopriremo. Mi informerò oggi. Per adesso va bene così, era solo per farvi vedere un po', per darvi un'infarinata. E comunque avete visto quante parole chiave ci sono. Avete visto che potete creare la carta di fazione, non di fazione. Seguace, poi le keyword usciranno ancora in futuro. Figata, 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 figata. Bene, io sono molto soddisfatto di quello che ci sta regalando questo gioco, nonostante vi ripeto, il gioco è in closed beta, quindi assolutamente crescerà ancora e ci saranno delle novità. I nostri feedback anche sono importanti. Ormai sto in fissa con il Crankwright, bravo Meren. Meren già sta farmando. Signori, io spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione, una condivisione. Attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e novità del canale. Ma soprattutto andate nel link in descrizione a supportare il gioco donando $1, comprando il supporter pack e sperando anche voi di ricevere la chiave. Altrimenti venite anche in live, potete dropparla anche qui. Noi ci becchiamo tutte le sere in live.